Questa storia che ci porta a Roma, in un condominio, aveva reso praticamente impossibile la vita di tutti coloro che abitavano in quel palazzo. Musica a alto volume, porte sbattute, appostamenti, e addirittura era arrivato a minacciare i suoi condomini di essere positivo all'HIV e di poterli contagiare o di farsi esplodere con una bombola del gas. Mara Panone è pronta ad aggiornarci, perché questo signore di 48 anni è stato fermato dopo una serie di denunce. Vi devo dire anche che molte persone che abitavano lì hanno lasciato quella palazzina, hanno venduto le loro case proprio per questa situazione, per loro divenuta insopportabile. Denunce di stalking, ricostruiamo cosa è successo e poi andiamo in diretta. Siamo vissuti un po' nel terrore, voleva far saltare il palazzo. Musica ad alto volume tutto il giorno, spostava mobili, sbatteva porte anche in piena notte, minacciava i condomini di ucciderli, di far esplodere il palazzo con la bombola del gas che aveva in casa, di infettarli tutti con il virus dell'HIV. Alle volte ha anche danneggiato l'ascensore, il portone d'ingresso, le cassette postali degli altri condomini, proprio in ritorsione delle loro lamentele. Uno stalker condominiale, un uomo di 48 anni, per più di un anno ha costretto 16 famiglie a vivere nel terrore. Da quanto durava questa persecuzione? Da tanti anni. E lui viveva con la mamma? Sì, c'era la mamma e il fratello. Questo è successo da quando gli è morto il padre, che è successo tutto questo casino. Prima non era così. Quante famiglie con bambini ci sono in questo condominio? Boh, lo sai che non lo so, ce ne sta una, due. Boh, pure questa c'ha il bambino, è scappata apposta perché ha dato fastidio pure alla sua bambina. Voi, voglio dire, non avete studiato una strategia per difendervi? L'abbiamo studiata e come, tutto quanto, però sembravamo... non ce l'abbiamo fatta. È stato arrestato per atti persecutori nei confronti dei condomini, adesso è in carcere e in attesa del processo. Allora andiamo in diretta con Mara Pannone, è chiaro che lì tutti ora tirano un sospiro di sollievo, raccontaci Mara. Assolutamente sì, dopo una vita di inferno, e questo è quello che ci hanno raccontato i condomini, sarò il vostro incubo, questo diceva loro lo stalker. Allora Alberto, io ti vorrei portare a vedere dove li minacciava, perché quest'uomo abitava proprio qui, aveva una casa all'interno dell'androne, a piano terra, prego Maurizio. Ecco, e lui si appostava qui, questa è la sua porta di casa, si appostava qui dove i condomini entravano e uscivano, perché naturalmente questo è il posto di passaggio, e qui li minacciava di ucciderli, di picchiarli. Ora guardate questa porta com'è ridotta, e perché, diventa, la serratura è stata forzata, per gli interventi dei vigili del fuoco chiamati dai condomini quando lui minacciava di far saltare la casa, e lui si barricava in casa, e allora naturalmente per entrare, per raggiungerlo, non è che poi insomma si andava molto per il sottile, cioè la porta è stata scardinata, e lui addirittura aveva la forza e l'energia in questi momenti di accesso di ira, di rabbia, ha divelto addirittura queste ante del portone, ha forzato la serratura, e da quel momento, da settembre scorso, sono state piazzate fuori dal palazzo, vieni Maurizio, le telecamere, vedete? Le telecamere di sorveglianza per appunto incastrarlo. Dicevi certo, che tanti condomini Mara, hanno lasciato perché questo dobbiamo condominio. Dobbiamo dire, chiaramente è stato un anno difficile, la maggior parte delle famiglie durante il lockdown sono rimaste tutte a casa, e immaginiamo cosa significhi rimanere in casa con l'idea che aprendo il portone ci si trovi davanti qualcuno che agisce in questo modo. E quindi molte persone, mi hai raccontato, hanno lasciato quel palazzo, venduto la casa, cambiato abitazione. Sì, 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 pensa, di questi signori che abitavano la famiglia al piano di sopra, una coppia che aspettava un bambino, avevano acquistato la casa da poco, l'avevano ristrutturata, quindi avevano speso anche abbastanza denaro, hanno lasciato la casa vuota e sono andati a vivere in affitto perché non ne potevano più e temevano che quest'uomo potesse in qualche modo minacciare anche la vita del loro bambino, perché era successo che aveva infastidito, aveva molestato i figli di alcune delle famiglie che abitano in questo condominio. Allora, abbiamo detto che l'uomo è stato arrestato, di quali accuse deve rispondere, quali sono i tempi della giustizia ora?
L'accusa è quella di atti persecutori nei confronti dei condomini. L'uomo adesso è stato appunto assicurato alla giustizia, è in carcere, quindi aspetta un processo e quindi bisogna attendere i tempi della giustizia. Diciamo che la pena per questo genere di reato è tra i 4 mesi e i 6 anni di reclusione. Qui ovviamente tutti i condomini si augurino che insomma quest'uomo non faccia mai più ritorno in questo condominio. Grazie Mara, grazie per questo racconto.